Avete visto un video che per noi è fondamentale, avete visto la nostra terra, avete visto la nostra, il nostro paese, la nostra città e il nostro orgoglio, e l'avete visto in questo video. Facciamo diventare Grottaferrata il nostro biglietto da visita, noi sia per quelli che già la conoscono, ma anche per coloro che non l'hanno mai visitata. Deve diventare il nostro biglietto da visita. Permettetemi di presentarmi per chi non mi conosce. Io sono Gianluca Paolucci, sono di Grottaferrata da sempre, lavoro a Grottaferrata con la mia famiglia, perché amiamo il nostro territorio, come penso che tutti voi amiate. Tutti i presenti qui amano questo territorio, amano questa terra. E noi speriamo che voi diventiate noi. E da qui è nato il nostro slogan, che prima ha accennato Max, il tu diventa noi. Noi non possiamo dimenticare, la televisione, grazie, la diretta. Non possiamo dimenticare gli errori del passato, da lì dobbiamo ripartire e sicuramente ne dobbiamo fare tesoro. In questo momento la politica è molto complicata, voi lo sapete, stiamo vivendo un momento socio-economico difficilissimo per tutti, sia per le famiglie per le attività commerciali e diciamo per tutte, anche per le persone che hanno dei disagi notevoli. Noi però dobbiamo essere il futuro, dobbiamo essere un'amministrazione che guarda al futuro con nuove idee, guardando a nuovi orizzonti, e soprattutto dobbiamo pensare di affrontare la realtà con determinazione e con serietà. Noi tutti meritiamo una Grottaferrata migliore, noi tutti meritiamo un futuro migliore, noi tutti dobbiamo essere parte integrante di questa città. Noi abbiamo un tesoro e ce l'abbiamo di fronte agli occhi tutti i giorni. Tutti i giorni possiamo ammirare la nostra bellissima abbazia, e non a caso abbiamo fatto la presentazione in questo luogo proprio per onorare la nostra bellissima abbazia, che è il nostro più grande tesoro. Ma oltre all'abbazia abbiamo tantissime altre eccellenze. Queste eccellenze sono date dal volontariato, dall'associazionismo. Abbiamo fiore all'occhiello il centro socioculturale, dove sono racchiuse in quell'ambito tantissime associazioni di persone volontarie. Abbiamo l'associazione che cura la rievocazione storica della fiera di Grottaferrata, c'è Stefana Vota, quella di settembre, che noi vorremmo implementare e migliorare, sempre in collaborazione con l'associazione. Abbiamo le associazioni sportive che hanno cura degli impianti e lavorano tutto l'anno per il bene dei vostri e dei nostri giovani. Abbiamo le catacombe a Decicum, abbiamo il Tuscolo, gli scavi del Tuscolo. Abbiamo tantissime altre realtà come la Protezione Civile, che non finirò mai di ringraziare, persone volontarie che si dedicano tutti i giorni e tolgono lavoro, tolgono tempo alla loro famiglia e al loro lavoro. Abbiamo tantissime di queste eccellenze. Abbiamo un distretto, nessuno lo sa, ma uno degli distretti più grandi d'Europa, delle eccellenze gastronomiche, di quelle enologiche. Perciò sono tutti distretti importanti. Cosa manca a Grottaferrata? Manca il fatto di mettere a sistema tutto ciò. Noi non dobbiamo stravolgere il nostro territorio, non dobbiamo stravolgere i nostri modi, le nostre usanze. Noi dobbiamo cercare di fare rete con tutte queste eccellenze, proprio per ricomporre. C'era una cartina che, come avete visto, era il territorio di Grottaferrata. Quello si ricompone quando tutte queste eccellenze verranno messe a sistema. Perché noi dobbiamo essere fieri di Grottaferrata. Noi dobbiamo essere fieri del nostro territorio, della nostra gente, e soprattutto noi, tutta Grottaferrata, noi tutti siamo Grottaferrata. Tutti gli abitanti sono Grottaferrata. Grazie.